Siamo tornati a Porta Nuova, fra i grattacieli della Nuova Milano. Alcuni di essi sono completati da anni, altri invece hanno ancora dei cantieri aperti, ma il progetto globale di riqualificazione del quartiere sta per avere termine. Iniziamo il nostro viaggio per vedere quali sono i progressi dei cantieri all'inizio del 2021. Venite con noi! Il cantiere del grattacielo Gioia 22, detto la scheggia di vetro, realizzato da Coima SGR, è alle battute finali e sarà terminato nei primi mesi di questo 2021. La scheggia sostituisce il vecchio edificio dell'INPS e sarà alta 120 metri per 26 piani. Qui vicino sono partiti i cantieri del progetto Gioia 20, diviso in due aree, termine dei lavori previsto nel 2024. Qui di fronte sono previsti anche lavori di ristrutturazione del vecchio edificio comunale del Pirellino, acquistato all'asta da Coima, che sarà rimodernato e chiamato Pirelli 39. La torre Unipolsai, detta il Nido Verticale, è l'ultimo gigante che nascerà nel quartiere. È stata progettata dall'architetto Mario Cucinella e misura 125 metri per 23 piani. Sarà la sede del gruppo Unipolsai. Termine dei lavori previsto quest'anno 2021. Il rasoio è il soprannome dato affettuosamente dai milanesi a un'altra costruzione piuttosto curiosa che sta venendo ristrutturata sempre nel quartiere di Porta Nuova. Ci troviamo in via De Castiglia, nei pressi del bosco verticale, e l'edificio che vedete alle mie spalle è parte del complesso appunto del rasoio. L'edificio si trova fra via Confaloniere e via De Castiglia, è stato per anni abbandonato ed ora viene riqualificato e diventerà sede di Unipolsai. È composto da due strutture, una più alta, 53 metri, che è quella che vedete alle mie spalle, ed un'altra alta 15 metri, posizionata a 45 gradi rispetto a questa. Al calare delle tenebre, il palazzo diventa teatro di suggestivi giochi di luce colorati che animano la facciata. La Biblioteca degli Alberi, inaugurata ad ottobre del 2018, è diventato uno dei parchi più conosciuti della città. In questi due anni ha ospitato eventi, installazioni artistiche, come nel caso della recente Illumina durante le vacanze natalizie. E qui quest'estate è stato anche aperto una sorta di lido metropolitano completo di ombrelloni e sdraio. Porta Nuova è ormai uno dei quartieri simbolo della Milano più moderna. Speriamo che in questo 2021 sia anch'essa teatro della rinascita, della ripartenza della città dopo la crisi che ci ha colpito.